Ilale Gofan, benvenuti a tutti. Ritorniamo ad un set della linea City, un piccolo set, il 60191, uscito proprio in quest'estate. Non è un caso che Lego, proprio in questi mesi così caldi, faccia uscire set della linea Arctic. Successe anche qualche anno fa, se ricordo bene era il 2014, e in quel caso ho acquistato diversi set di quella linea e ve li ho portati anche sul canale. Vi lascio poi tutti i link per trovare quei video, quelle recensioni. È un sottotema della linea City che io adoro tantissimo, e partiamo proprio con uno dei più piccolini di questa nuova wave, uscito a distanza di 4 anni. Il set non è più indicato con il nome di starter set, ma in sostanza è un set di quel tipo. Questa è la confezione, come dicevo non c'è alcuna dicitura, prima qui era riportato la scritta starter set. Il libretto delle istruzioni ve lo faccio vedere subito, eccolo qui. Nulla di particolare se non la parte finale, dove sono presenti alcuni dei set. Qui sono 4, in realtà in tutto sono 7 set. Io ve li faccio vedere subito e poi facciamo partiamo con la recensione. Eccoli qua. Questo è quello che stiamo vedendo. Il più piccolino è la mini motoslitta con una sola minifigura. Poi c'è la gru artica. Questa mi piacerebbe acquistarla, magari scontata. E poi il set, diciamo così, che reputo io personalmente più interessante è il gatto delle nevi artico. Mi piace tantissimo il design di questo mezzo e soprattutto la motoslitta, proprio come le classiche moto da città, però modificate, bella bella bella. Poi abbiamo l'aereo da trasporto artico, questo non sarebbe male, con un nuovo animale. E poi infine la base mobile di esplorazione. In realtà poi ce n'è un altro, che è il 60196, che è esclusivo del sito Lego. Ok, io direi di partire immediatamente. Abbiamo 3 minifigure e un cane husky. Partiamo subito dal cane, davvero davvero molto molto carino, con anche la possibilità di essere agganciato quando trasporta la slitta. C'è infatti nella serie vecchia, non so se anche in qualche set, anche se l'abbiamo appena visti, ma ci sono un set vecchio, quello del 2014, 6 husky che trainano una slitta e vengono appunto agganciati su questi pezzi. Comunque il cane è meraviglioso, hanno catturato proprio l'essenza di un cane husky, promosso. Abbiamo poi 3 minifigure, un fotografo artico, come viene indicato dal Lego, e abbiamo una nuova stampa per questa minifigura e anche un nuovo berretto, o comunque una nuova colorazione di questo berretto. Io non lo ricordo in altre serie, ma molto probabilmente è già uscito. Di sicuro la stampa è nuova, bellissima, con qui ha una tasca e poi qui ha una sorta di strumento, forse per legato alla cintura, magari per mettersi in comunicazione con la base artica, o comunque un rilevatore magari satellitare, visto che c'è possibilità di perdersi magari tra i ghiacci. La fotocamera, essendo un fotografo, è marchiata Lego, come potete vedere, quindi una garanzia di qualità. Ok, poi abbiamo una esploratrice artica che ha come accessorio una siga, e anche in questo caso qua abbiamo una stampa che è praticamente nuova, e poi ha delle racchette da neve, quelle per poter camminare quando appunto la neve è abbondante e si rischierebbe altrimenti di affondare in essa. Ok, anche in questo caso qua abbiamo stampe sul retro che sono particolarmente interessanti. Questo non riesco a capire
se è una strumentazione c'è anche un numero 3,5, può darsi che calcola distanze o temperature, oddio, 35 sul ghiaccio mi sa che è un po' altina, non so cosa rappresenti, però di sicuro è interessante. Una sola espressione facciale, ovviamente, come tutte le minifigure, o la stragrande maggioranza delle minifigure della linea Lego Lecositi, però belli questi occhiali per proteggersi dal sole e dalla neve. Ok, infine abbiamo la terza minifigura, che è il conducente della motoslitta. Ottimo questo casco, anche se sembra più da motocross, ma comunque molto molto bello. Una stampa ovviamente in questo caso qua nuova per questa serie. Anche in questo caso, come ci è successo in altre situazioni che vi ho riportato in altri video, non mi piace il colore della stampa, non perché non sia interessante, ma se confrontato con il colore della parte sinistra della tuta, stona. Infatti il colore sulle istruzioni, anche sul, non so se, ecco qua, sulle istruzioni e anche sul, dovrebbe essere di colore giallo come la manica. In realtà non è così. Ok. Beh, non mi piace tanto questa cosa, ma così è. Se vi pare. Ecco qui. Pilota della motoslitta, andiamo a vederla questa motoslitta, che è davvero ben fatta. Con pochi pezzi, non ve l'ho detto, sono 70. Quindi abbiamo la motoslitta, e poi c'è il gancio di traino, ovviamente. E qui abbiamo il rimorchio con una cassa per conservare il reperto. Quale reperto? Adesso lo andiamo a vedere. Qui c'è la possibilità di sistemare anche due minifigure, quindi sia il pilota che magari il fotografo, niente male, molto molto carino. E qui poi viene sistemato il reperto. Voglio farvi dare un'occhiata prima alla motoslitta, che ha avanti queste due parti che sono molto molto molto, molto, molto belle e indicate proprio per andare sulle nevi. Sono una sorta di grandi sci, diciamo così, per rendere l'idea. Quindi c'è la possibilità appunto di muoversi, ecco, vedete, in questo modo qua. Sono davvero ben fatte. Qui abbiamo il simbolo di Arctic di quest'anno, ed è una stampa, ottimo anche che ogni tanto mettono queste stampe. E questo, come dicevo, è il rimorchio con la cassa per sistemare il reperto. Durante l'esplorazione, infatti, eccolo qui, abbiamo qui rappresentato un blocco di ghiaccio, quindi con la sega si può rompere il blocco di ghiaccio in questo punto è fatto apposta per essere sganciato in modo molto semplice. Qui abbiamo il reperto, che poi viene sistemato all'interno del piccolo, tra piccola cassa e piccolo contenitore, è portato ad analizzare. Ok, come già in tante occasioni vi ho detto che gli starter set, come avete visto, hanno una giocabilità davvero molto molto elevata, spesso più dei set grandi. Davvero la possibilità di spaziare con questi piccoli set, l'unico limite che hanno è la nostra immaginazione. Sono interessanti, sono belli, non hanno più la dicitura starter set, ma insomma le caratteristiche sono praticamente quelle. Ok, mi manca come starter set quello, se non sbaglio, uscito la linea uscita nel primo semestre dell'anno. Se riesco a trovarla, ve la faccio vedere immediatamente. Quello qua sarebbe il team della miniera. Questo pure vorrei recuperarlo per una sorta di continuità,
dell'acquisto di questi piccoli set. Ok, ragazzi, ci siamo dilungati già troppo. Questo è quello che penso io del set. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi piacerebbe vedere altri set della serie. Considerando che tre bellissimi set del 2014 dello stesso sottotema sono già presenti sul canale e vi lascio i link proprio dopo il video. Buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!